Due mesi e mezzo di formazione gratuita offerta da Autostrade per l'Italia all'interno delle carceri per 15 detenuti selezionati tra quelli a bassa pericolosità che si metteranno poi al lavoro sulle strade di Roma. La giunta capitolina rinnova il suo impegno per il reinserimento sociale dei detenuti delle carceri romane firmando un protocollo di intenti con Autostrade per l'Italia, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e il Ministero di Grazia e Giustizia. Un progetto che prevede la riqualificazione delle strade della capitale attraverso il lavoro dei detenuti, così come era già avvenuto con la sperimentazione dei mesi scorsi sulla riqualificazione di alcune aree verdi. È un progetto al quale abbiamo creduto tantissimo. Questo progetto ci ha convinto talmente tanto che non solo abbiamo deciso di prolungarlo, abbiamo deciso di ampliarlo. E riteniamo che questo protocollo e questo tipo di rapporto e questa modalità operativa possa portare dei benefici non solo alla città di Roma, ai cittadini romani, perché iniziano a vedere persone detenute sotto un'altra luce e i detenuti in primis, perché possono iniziare a ritornare nella città nella quale torneranno a stare con un rapporto diverso, con un rapporto di rispetto. Noi riteniamo che investendo sul lavoro come carta di reinserimento sociale per i detenuti, in realtà la società poi sia più sicura, perché queste persone quando escono dal carcere, se hanno una formazione, se hanno la possibilità di reinserirsi nel tessuto sociale, chiaramente a quel punto non delinquono. Quindi è un circolo virtuoso che noi incentiveremo. I primi interventi riguarderanno le strade adiacenti al penitenziario di Re Bibbia, che una volta risanate serviranno alla formazione dei detenuti, che successivamente saranno impiegati nell'area metropolitana della capitale per la pulizia delle caditoie, la riparazione delle buche a caldo e il ripasso delle strisce pedonali, in particolare nel centro storico. Autostrade per l'Italia fornirà dispositivi di protezione individuale, attrezzature e materiali, mentre tutti i cantieri saranno sotto la responsabilità del Campidoglio.